Proprietà, benefici e controindicazioni dei cetrioli. Il cetriolo è un ortaggio molto apprezzato e consumato in tutto il mondo. Noto per il suo gusto fresco e croccante, è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in diverse ricette, come insalate, panini e piatti a base di verdure. Ma non è solo delizioso. Il cetriolo offre numerosi vantaggi per la salute e alcuni effetti collaterali da considerare. Scopriamo insieme tutte le proprietà, i benefici e le controindicazioni dei cetrioli. Prima di tutto, è importante sapere che i cetrioli sono composti principalmente d'acqua, per l'esattezza circa il 95% del loro peso. Questo li rende un alimento idratante e poco calorico, ideale per chi cerca di perdere peso o mantenere un'alimentazione equilibrata. Inoltre, l'acqua contenuta nei cetrioli può aiutare a prevenire la disidratazione, soprattutto nei mesi caldi e durante l'attività fisica. I cetrioli sono anche una buona fonte di vitamine e minerali, tra cui vitamina C, vitamina K, potassio e manganese. La vitamina C è un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e svolge un ruolo fondamentale nella produzione di collagene, essenziale per la salute della pelle. La vitamina K, invece, è importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Il potassio è un minerale essenziale per il corretto funzionamento del cuore, dei muscoli e dei nervi, mentre il manganese contribuisce al metabolismo dell'energia e alla formazione del tessuto connettivo. Tra l'altro, i cetrioli contengono anche piccole quantità di altre vitamine e minerali, come vitamina A, vitamina B, calcio e fosforo. I cetrioli sono ricchi di composti antiossidanti, in particolare flavonoidi e tannini, che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche, come il cancro e le malattie cardiache. Gli antiossidanti presenti nei cetrioli possono anche contribuire a ridurre l'infiammazione nel corpo, che è alla base di molte condizioni di salute, come l'artrite e l'asma. Un altro vantaggio dei cetrioli è la loro capacità di favorire la digestione e prevenire la stitichezza. Questo è dovuto al fatto che sono una buona fonte di fibre, che aiutano a mantenere il sistema digerente regolare e sano. Inoltre, le fibre presenti nei cetrioli possono anche contribuire a ridurre il colesterolo nel sangue e stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Nonostante i numerosi benefici, ci sono alcune controindicazioni da considerare quando si consumano cetrioli. Innanzitutto, potrebbero causare allergie in alcune persone, in particolare quelle sensibili ai pollini o ad altre sostanze presenti nell'aria. I sintomi di un'allergia al cetriolo possono includere prurito, gonfiore, orticaria e difficoltà respiratorie. Inoltre, i cetrioli possono essere ricchi di pesticidi, soprattutto se non sono coltivati biologicamente. Pertanto, è importante lavarli accuratamente prima di consumarli o, meglio ancora, scegliere cetrioli biologici per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche. Infine, i cetrioli possono causare gonfiore e gas in alcune persone, specialmente se consumati in grandi quantità o se non si è abituati a mangiare molti ortaggi. In conclusione, i cetrioli sono un ortaggio del tutto salutare e gustoso, che apporta numerosi benefici alla nostra salute. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle controindicazioni e consumarli con moderazione. Speriamo che questo video vi abbia fornito informazioni utili sui cetrioli e che siate entusiasti di sperimentare nuove ricette con questo delizioso ortaggio. Ricordate di mettere mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al nostro canale per altri contenuti sul benessere e la salute. Al prossimo video! Carote. Proprietà. Benefici e controindicazioni. La carota è un ortaggio ricco di sostanze nutritive, come vitamine, minerali e fibre. Grazie a queste proprietà, è considerata un alimento prezioso per la nostra salute. Oggi scopriamo quali sono i benefici delle carote e se ci sono controindicazioni. Le carote sono famose per la loro abbondanza di vitamina A, utile per la vista e la pelle. Inoltre, favoriscono la produzione di melanina, proteggendo la pelle dai raggi solari e stimolando l'abbronzatura. Questo ortaggio è anche un'ottima fonte di vitamine del gruppo B, che aiutano a prevenire l'invecchiamento cellulare e a mantenere in equilibrio il sistema nervoso. Inoltre, forniscono vitamina C ed E, con azione antiossidante e protettiva per il nostro organismo. Le carote contengono anche sali minerali come potassio, fosforo e calcio. Il potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna, mentre il fosforo e il calcio sono importanti per la salute delle ossa e dei denti.
Le fibre contenute nelle carote favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono a ridurre l'assorbimento di grassi e zuccheri. Inoltre, aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Le carote sono anche note per le loro proprietà diuretiche, grazie alla presenza di potassio e alla loro elevata percentuale di acqua. Questo facilita l'eliminazione delle tossine attraverso l'urina, migliorando la funzione renale. Nonostante i numerosi benefici, le carote potrebbero avere alcune controindicazioni. In caso di intolleranza o allergia, è meglio evitarle. Inoltre, un consumo eccessivo può causare carotenemia, una condizione caratterizzata da una colorazione giallastra della pelle. Come sempre, è consigliabile consultare il proprio medico o un dietologo prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta. In conclusione, le carote sono un alimento prezioso per la nostra salute, grazie alle loro proprietà nutritive e ai numerosi benefici che apportano. Ricordatevi di consumarle con moderazione e di variare la vostra dieta, includendo altri ortaggi e frutti. Grazie per averci seguito in questo viaggio alla scoperta della carota. Clicca mi piace e iscriviti al nostro canale, se il video è stato di tuo gradimento. Buon appetito e al prossimo video! Lattuga. Proprietà, benefici e controindicazioni. Benvenuti! Oggi parleremo della lattuga, un alimento leggero e rinfrescante che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola. Questa verdura versatile è ricca di vitamine e minerali che contribuiscono al benessere del nostro organismo. Prima di iniziare a parlare nel dettaglio della lattuga, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. In questo modo non perderete nessun altro video dedicato alla salute, al benessere e ad una corretta alimentazione. Non perdete questa opportunità e unitevi alla nostra community. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo ad esplorare tutto ciò che c'è da sapere sulla lattuga. La lattuga è composta per l'96% di acqua, il che la rende un alimento ideale per chi cerca di mantenere un peso sano. Inoltre, è una fonte eccellente di vitamina A, che contribuisce alla salute della pelle e degli occhi. Oltre alla vitamina A, la lattuga contiene anche vitamina K, che aiuta a mantenere forti le ossa. Questa vitamina è responsabile della coagulazione del sangue, quindi mangiare lattuga può aiutare a prevenire le emorragie. La lattuga è inoltre una fonte di vitamina C, un potente antiossidante che protegge il corpo dai danni dei radicali liberi. Questa vitamina aiuta anche a mantenere sano il sistema immunitario, prevenendo così le malattie. Non solo, la lattuga è ricca di fibra, elemento essenziale per una buona digestione. Consumare lattuga può aiutare a prevenire la stitichezza e a mantenere il colon sano. La lattuga contiene anche potassio, un minerale che aiuta a regolare la pressione sanguigna. Consumare lattuga può contribuire a prevenire l'ipertensione, una condizione che può portare a problemi cardiaci seri. Ora, parliamo delle controindicazioni. Nonostante la lattuga sia generalmente sicura da consumare, alcune persone potrebbero essere allergiche a questa verdura. I sintomi di un'allergia alla lattuga possono includere prurito, gonfiore e difficoltà respiratorie. Inoltre, la lattuga può contenere tracce di pesticidi se non viene lavata correttamente. È quindi importante lavare sempre la lattuga prima di consumarla per rimuovere eventuali sostanze nocive. In conclusione, la lattuga è un alimento nutriente che offre numerosi benefici per la salute. Ricca di vitamine e minerali, questa verdura può aiutare a prevenire diverse malattie, mantenendo allo stesso tempo un peso sano. Ricordate sempre di consumare lattuga fresca e di buona qualità per ottenere il massimo dei benefici. E non dimenticate di lavarla bene prima di mangiarla. La lattuga è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in una varietà di ricette, dalle insalate ai panini. Quindi, non esitate a includerla nella vostra dieta quotidiana. Ricordate, una dieta equilibrata e ricca di verdure fresche come la lattuga è la chiave per una vita sana e lunga. Grazie per aver guardato questo video sulla lattuga. Iscriviti al nostro canale per ricevere ulteriori informazioni su alimentazione, benessere e stile di vita sano. Ci vediamo nel prossimo video. È importante notare che la dieta ideale può variare in base alle esigenze individuali e che è sempre consigliabile consultare un professionista della salute per orientamenti personalizzati. Peperoni. Proprietà, benefici e controindicazioni. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei peperoni, un ortaggio delizioso e ricco di proprietà benefiche per la nostra salute.
Se vuoi saperne di più, continua a seguirci. Ricorda di mettere mi piace, condividere e iscriverti al canale. I peperoni sono ortaggi appartenenti alla famiglia delle solanacee, come le patate e le melanzane. Sono disponibili in diverse varietà e colori, come il rosso, il giallo e il verde. Non solo sono gustosi, ma anche estremamente salutari. Una delle principali proprietà dei peperoni è il loro alto contenuto di vitamina C. Ne contengono infatti una quantità superiore rispetto agli agrumi, noti per essere una delle principali fonti di questa vitamina. La vitamina ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a prevenire raffreddori e influenze. I peperoni sono anche una buona fonte di vitamine del gruppo B, in particolare la B6. Che svolge un ruolo importante nel funzionamento del sistema nervoso e nella produzione di globuli rossi. Inoltre, contengono anche vitamina A, che è essenziale per la vista e per mantenere la pelle sana. Un altro beneficio dei peperoni è il loro contenuto di antiossidanti, come la capsaicina, il beta-carotene e la quercetina. Questi composti aiutano a combattere i radicali liberi, molecole dannose che possono causare l'invecchiamento e alcune malattie croniche. I peperoni sono anche ricchi di fibre, che aiutano a mantenere il nostro apparato digerente in buona salute. Le fibre presenti nei peperoni aiutano a prevenire la stitichezza e a mantenere un equilibrio adeguato della flora intestinale. Inoltre, i peperoni hanno un basso contenuto calorico e sono praticamente privi di grassi. Sono quindi un'ottima opzione per chi segue una dieta ipocalorica o vuole mantenere il proprio peso sotto controllo. I peperoni possono essere consumati crudi o cotti. Crudi, mantengono tutte le loro proprietà nutritive e sono perfetti per insalate o come snack. Cotti, invece, possono essere utilizzati in svariate ricette, come peperonate, ripieni o aggiunti a piatti di carne e pesce. Nonostante i numerosi benefici, i peperoni possono avere alcune controindicazioni. Ad esempio, le persone che soffrono di problemi digestivi, come il reflusso gastroesofagico o la gastrite, potrebbero sperimentare un peggioramento dei sintomi dopo aver consumato peperoni. Inoltre, i peperoni possono causare allergie in alcune persone. I sintomi di un'allergia ai peperoni possono includere urticaria, gonfiore del viso e delle labbra, difficoltà respiratorie e nausea. Se sospetti di essere allergico ai peperoni, consulta un medico prima di consumarli. Un altro aspetto da considerare è la presenza di pesticidi sui peperoni. Per ridurre il rischio di ingerire sostanze nocive, è consigliabile scegliere peperoni biologici o coltivati senza l'uso di pesticidi chimici. In generale, i peperoni sono un alimento sano e gustoso che può essere facilmente inserito nella nostra dieta quotidiana. Ricchi di vitamine, antiossidanti e fibre, offrono numerosi benefici per la nostra salute e il nostro benessere. Speriamo che queste informazioni sui peperoni ti siano state utili e ti abbiano dato qualche spunto per aggiungerli alla tua alimentazione. Non dimenticare di sperimentare diverse ricette e combinazioni per sfruttare al meglio tutte le proprietà di questo delizioso ortaggio. Buon appetito! Cipolla rossa. Proprietà, benefici e controindicazioni. Benvenuti a tutti! Oggi parleremo di un ingrediente molto comune nelle nostre cucine, la cipolla rossa. Questo ortaggio non è solo delizioso, ma offre anche una serie di benefici per la salute. Prima di iniziare il video, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora, immergiamoci nel mondo aromatico e benefico della cipolla rossa. La cipolla rossa, originaria dell'Asia occidentale, è un alimento ricco di vitamine e minerali. È particolarmente ricca di vitamina C, che aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario. Oltre alla vitamina C, la cipolla rossa contiene anche una buona quantità di vitamina B6 e di ferro. Questi nutrienti sono essenziali per il nostro corpo per la produzione di globuli rossi, mantenendo il nostro cuore e i nostri muscoli in buona salute. Un altro vantaggio della cipolla rossa è il suo alto contenuto di fibre. Le fibre aiutano a mantenere il sistema digestivo sano, prevenendo problemi come la stitichezza e promuovendo una sensazione di sazietà. La cipolla rossa è anche un potente antiossidante. Contiene composti come la quercetina, che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. Ma non è tutto. La cipolla rossa ha anche proprietà antinfiammatorie. Questo significa che può aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo, che è alla base di molte malattie croniche.
Inoltre, la cipolla rossa può aiutare a migliorare la salute del cuore. Alcune ricerche suggeriscono che può abbassare la pressione sanguigna e ridurre il rischio di coaguli di sangue. Nonostante tutti questi benefici, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente. Per esempio, se soffri di bruciore di stomaco o di reflux gastroesofageo, potresti voler limitare il consumo di cipolle rosse. Inoltre, le cipolle rosse possono interagire con alcuni farmaci, come quelli per il diabete o per il cuore. Se stai assumendo questi farmaci, parla con il tuo medico prima di aumentare il tuo consumo di cipolle rosse. In conclusione, la cipolla rossa è un ingrediente versatile e salutare che può apportare numerosi benefici alla nostra salute. Ricorda però di consumarla con moderazione e di consultare il tuo medico se hai qualche condizione medica specifica. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Tisili, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Grazie per averci seguito in questo viaggio alla scoperta delle proprietà della cipolla rossa. Ricorda, una dieta sana e bilanciata è la chiave per una vita lunga e felice. Alla prossima! Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi vi parleremo delle incredibili melanzane e dei loro numerosi benefici per la salute. Quindi, senza perdere altro tempo, immergiamoci in questo viaggio alla scoperta delle meraviglie delle melanzane. Le melanzane sono ortaggi deliziosi e versatili, ampiamente utilizzati nella cucina di molte culture in tutto il mondo. Sono caratterizzate da una forma allungata e un colore viola brillante, anche se esistono varietà di melanzane di diversi colori e forme. Valori nutrizionali. Le melanzane sono ricche di sostanze nutritive essenziali. Sono una fonte eccellente di fibre, che favoriscono la salute del sistema digestivo e aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, sono povere di calorie e contengono importanti vitamine e minerali come la vitamina C, la vitamina K, il potassio e il manganese. Benefici per la salute. Le melanzane offrono numerosi benefici per la salute. La presenza di antiossidanti come l'acido clorogenico aiuta a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi e può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache e di alcuni tipi di cancro. Inoltre, le melanzane sono conosciute per favorire la salute cerebrale, la salute del cuore, la regolazione della pressione sanguigna e la gestione del peso. Utilizzo in cucina? Le melanzane sono estremamente versatili in cucina. Possono essere cucinate in vari modi, come grigliate, al forno, in umido o fritte. Sono un ingrediente comune in molti piatti, come le melanzane alla parmigiana, le moussaka e i caponata. Consigli per la scelta e la conservazione. Quando scegliete le melanzane, cercate quelle con la buccia liscia e lucente, senza macchie o ammaccature. Evitate quelle che sono troppo mature o troppo dure. Per conservarle, potete tenerle a temperatura ambiente per alcuni giorni o conservarle in frigorifero per prolungarne la freschezza. Controindicazioni. Prima di aggiungere le melanzane alla vostra dieta, è importante tenere in considerazione alcune controindicazioni. Le melanzane contengono solanina, una sostanza tossica presente anche in altre piante della stessa famiglia, come le patate. Alcune persone potrebbero essere sensibili alla solanina e potrebbero manifestare sintomi come nausea, diarrea o mal di stomaco dopo aver consumato melanzane non cotte a sufficienza. Inoltre, la solanina può essere irritante per alcune persone, specialmente se soffrono di condizioni come gastrite o ulcere gastriche. È consigliabile cucinare adeguatamente le melanzane per ridurre la presenza di questa sostanza e renderle più facili da digerire. In ogni caso, se avete dubbi o problemi di salute specifici, vi consigliamo di consultare il vostro medico o un professionista della salute prima di includere le melanzane nella vostra dieta. Speriamo che questo video vi abbia fornito informazioni utili sulle melanzane e che siate entusiasti di sperimentare nuove ricette con questo delizioso ortaggio. Ricordate di mettere mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al nostro canale per altri contenuti sul benessere e la salute. Ciao a tutti! Oggi parleremo di un ortaggio versatile e saporito, le zucchine. Le zucchine sono un alimento estremamente popolare, sia per il loro gusto delicato che per i benefici per la salute che offrono. Quindi, preparatevi ad esplorare tutto ciò che c'è da sapere sulle zucchine. 1. Origine e varietà delle zucchine. Le zucchine sono originarie dell'America centrale e sono state introdotte in Europa nel XV secolo.
Oggi ci sono diverse varietà di zucchine disponibili, tra cui le classiche zucchine verdi, le zucchine gialle e persino le zucchine romanesche. Ognuna di queste varietà ha un sapore e una consistenza leggermente diversi, offrendo molte opzioni in cucina. 2. Valori nutrizionali e benefici per la salute. Le zucchine sono un alimento a basso contenuto calorico, ricco di fibre, vitamine e minerali essenziali. Sono un'ottima fonte di vitamina C, vitamina A, vitamina K e potassio. Le zucchine sono anche ricche di antiossidanti, che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e promuovere una buona salute generale. 3. Utilizzo in cucina. Le zucchine offrono molte possibilità in cucina. Possono essere consumate crude nelle insalate, grigliate, saltate in padella o utilizzate come ingredienti in zuppe, sformati e pasta. Le zucchine sono anche l'ingrediente principale nella famosa ricetta italiana della parmigiana di melanzane. Le opzioni sono infinite. 4. Consigli per la scelta e la conservazione. Quando scegliete le zucchine, cercate quelle che sono lisce, senza macchie o segni evidenti. Le zucchine più piccole tendono ad essere più tenere e dolci. Per conservarle, potete metterle in un sacchetto di plastica perforato e riporle nel cassetto del frigorifero. Tuttavia, è meglio consumarle fresche per godere appieno del loro sapore e delle proprietà nutritive. 5. Controindicazioni e precauzioni. Nonostante i numerosi benefici, è importante ricordare che alcune persone potrebbero essere allergiche alle zucchine. Inoltre, se soffrite di problemi ai reni o di calcoli renali, è consigliabile limitarne il consumo a causa del loro contenuto di ossalati. Come sempre, è consigliabile consultare il proprio medico o un dietologo prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta. Le zucchine sono un ortaggio delizioso e salutare che offre molte possibilità in cucina. Spero che questo video vi abbia fornito informazioni utili sulle zucchine, dai loro benefici per la salute al modo migliore per utilizzarle in cucina. Quindi, andate avanti e sperimentate con queste meravigliose verdure nella vostra prossima ricetta. Se siete affascinati dalle zucchine e desiderate scoprire nuove ricette e suggerimenti culinari, non perdete l'opportunità di iscrivervi al nostro canale e seguire i nostri prossimi video dedicati all'arte culinaria. Cliccate sul pulsante di iscrizione e unitevi alla nostra community di appassionati di cucina e salute. Non vediamo l'ora di condividere con voi tante idee gustose e salutari con le zucchine come protagoniste. Buon appetito! Pomodoro. Proprietà, benefici e controindicazioni. Ciao a tutti, oggi ci concentreremo su un alimento essenziale nella nostra dieta quotidiana, il pomodoro. Ricco di vitamine e minerali, il pomodoro è un vero gioiello della natura. Il pomodoro è una fonte eccellente di vitamina C, potassio, acido folico e vitamina K. Questi nutrienti aiutano a proteggere il nostro corpo da varie malattie e a mantenere la nostra salute generale. Inoltre, contengono composti antinfiammatori che possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo e promuovere il benessere generale. La presenza di vitamina A nel pomodoro è essenziale per la salute degli occhi e può contribuire a mantenere una buona vista. Ma sapete che il pomodoro è anche un potente antiossidante? Contiene infatti licopene, un pigmento che dà al pomodoro il suo caratteristico colore rosso. Il licopene ha dimostrato di proteggere il corpo contro i danni dei radicali liberi. Grazie al suo contenuto di licopene e altri nutrienti, il pomodoro può contribuire a mantenere una buona salute cardiaca e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. I pomodori sono una buona fonte di fibre, che aiutano a mantenere una buona digestione e la salute dell'intestino. Oltre ai benefici per la salute, il pomodoro offre anche molti vantaggi culinari. Può essere utilizzato in una varietà di piatti, dalle insalate alle salse, per aggiungere sapore e nutrizione. Parliamo ora delle controindicazioni. Nonostante i suoi numerosi benefici, il pomodoro può causare reazioni allergiche in alcune persone. Se sperimentate prurito, gonfiore o difficoltà respiratorie dopo aver mangiato pomodori, consultate un medico. Inoltre, il pomodoro contiene acidi che possono irritare l'esofago e lo stomaco di coloro che soffrono di acidità o reflusso gastroesofageo. In questi casi, è consigliabile consumare pomodori con moderazione. È importante ricordare che, sebbene il pomodoro sia un alimento sano, non deve sostituire una dieta equilibrata e variata. È sempre meglio consumare una varietà di frutta e verdura per ottenere tutti i nutrienti necessari.
Ricordatevi di lavare sempre bene i pomodori prima di consumarli per rimuovere eventuali residui di pesticidi. Inoltre, prediligete i pomodori biologici o coltivati localmente per garantire la massima freschezza e qualità. Per concludere, il pomodoro è un alimento versatile e nutriente che può migliorare la salute e aggiungere sapore ai vostri piatti. Ma come per ogni alimento, è importante consumarlo con moderazione e fare attenzione alle possibili reazioni allergiche. Se ti è piaciuto questo video sul pomodoro e vuoi ricevere altri contenuti interessanti sulla salute e la nutrizione, ti invito a iscriverti al nostro canale. Sarai sempre aggiornato sugli ultimi video e avrai accesso a ulteriori informazioni utili. Clicca sul pulsante di iscrizione e unisciti alla nostra community. Non vediamo l'ora di condividere con te altre preziose informazioni sulla salute. Non dimenticare di mettere in pratica ciò che hai imparato su questo meraviglioso ortaggio. Aggiungi il pomodoro alle tue ricette quotidiane e sperimenta i suoi benefici per la salute. Condividi anche questo video con i tuoi amici e familiari per diffondere la consapevolezza sull'importanza di includere il pomodoro nella dieta. Assicurati di lasciare un commento qui sotto con le tue esperienze o domande sul pomodoro. Grazie per aver guardato e ricorda, il pomodoro è un vero alleato per una vita sana e gustosa. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Le informazioni fornite in questo canale sono solamente a scopo educativo e non sostituiscono in alcun modo il consiglio medico professionale. Prima di apportare qualsiasi cambiamento alla tua dieta o stile di vita, ti raccomandiamo di consultare un professionista della salute qualificato. L'autore e il canale non si assumono responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso delle informazioni presentate. Ricorda che ogni persona è unica e le esigenze individuali possono variare.